Iniziamo con questo webinar che porta la nostra attenzione sui big data, ma anche su nuove fonti di dati amministrative, direi, che abbiamo per misurare la realtà. Quello che ci poniamo come obiettivo con questo primo incontro è confrontarsi su Trusted Smart Statistics. E io vorrei che si riflettesse tutti all'inizio sul significato delle prime due dei primi due aggettivi di TSS, cioè Trusted Smart. Il significato di smart è abbastanza chiaro, si fa riferimento a dati il cui processo produttivo è in qualche modo efficiente, quindi fa riferimento alla digitalizzazione. Trusted vuol dire affidabili, vuol dire creduti, vuol dire dati in cui abbiamo fiducia. E l'Istituto Nazionale di Statistica ha un'esperienza di più di 90 anni sulla produzione di quadri informativi per il paese che siano trusted. E la strada che ci ha portato a questo seminario è la necessità di condividere il percorso con operatori, produttori di big data e coinvolti anche nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, è proprio il fatto che, poiché siamo immersi in un mondo che produce continuamente dati, abbiamo la necessità di costruire insieme un percorso nel quale questi dati possano essere inclusi nel processo produttivo della statistica ufficiale in modo tale da essere trusted. Quindi, l'Istat è interessata a condividere con il mondo esterno sempre più ampie informazioni su quanto sta realizzando in materia di utilizzo di big data e produzione di statistiche, ancora in alcuni casi sperimentali, e di Trusted Smart Statistics. A che punto siamo adesso nell'Istituto? Abbiamo già percorso alcune tappe della strada che vorremmo continuare a percorrere insieme, perché abbiamo superato la fase iniziale necessaria per capire potenzialità e limiti dei big data e anche per approntare metodi necessari a trattare queste fonti nuove. Adesso siamo pronti a un utilizzo maturo e strutturato di queste fonti, che però deve essere un utilizzo che ci permetta di inserire le fonti in questione nell'infrastruttura di acquisizione e produzione dei dati di cui l'Istituto si è dotato negli anni. Questo passaggio è un passaggio fondamentale e abbiamo da lavorare insieme per individuare un perimetro in cui possiamo attivare stabili e proficue forme di collaborazione con soggetti esterni all'Istituto, in modo tale che si possa costruire insieme delle forme di condivisione di conoscenze e infrastrutture. Allora, ci sono state delle tappe importanti che ci hanno portato fin qui. Vediamole un attimo. Non voglio annoiarvi con un elenco che parte dal 2013, però diciamo il mondo della statistica ufficiale italiano, ma anche internazionale, europeo, si è certamente attivato fin dal settembre 2023 e 2013, scusatemi, con il memorando di Schwedin. Allora, da quello al memorandum di Bucarest sulle Trusted Smart Statistics dell'ottobre 2018 sono stati compiuti dei passi che hanno permesso di capire quali sono le potenzialità delle fonti di big data per l'Istituto, fino ad arrivare alla costruzione di una roadmap per le Trusted Smart Statistics che comprende appunto i 4 anni di cui il 2023 l'anno in corso fa parte. Ci sono stati progetti e output in questo percorso. Anche qua io direi che non serve ripercorrerli tutti insieme. Io li ho segnati giusto perché dalla storia passata, anche se recente, dalle tappe percorse, si impara qualcosa. La cosa che io direi vorrei mettere in maggior risalto è che siamo arrivati anche tramite degli investimenti importanti in informatica, nell'informatica dell'Istituto, ad usare
dei particolari big data, gli scanner data su le transazioni commerciali nel processo di produzione. In particolare abbiamo in produzione adesso gli scanner data per l'ottenimento degli indici dei prezzi al consumo. Non è l'unico risultato che abbiamo raggiunto. In parallelo sono state pubblicate diverse statistiche sperimentali con l'uso dei big data. Però adesso la sfida che l'Istituto si sente di poter affrontare è quella di passare dalla sperimentazione, dalle statistiche sperimentali, al processo produttivo corrente. Ed è necessario un investimento che è importante per l'Istituto perché proprio per l'esperienza di più di 90 anni nella produzione di quadri informativi affidabili e ottenuti con le fonti migliori, le fonti più efficienti e tali da costituire un patrimonio importante per la conoscenza dei fenomeni socio-economici e ambientali in cui il paese sta vivendo, e tenuto conto del fatto che la realtà è sempre più complessa e abbiamo avuto recentemente l'esperienza di shock imprevisti, come si può parlare della pandemia e anche forse dei recenti conflitti vicino all'Europa. Ecco, complessità e shock che danno poi la necessità di avere dati nuovi, dati tempestivi, il più possibile disaggregati, mettono l'Istituto nella condizione di proseguire sulla strada intrapresa al fine di fornire al Paese quadri informativi sempre più aderenti alla realtà e sempre più tempestivi. Ovviamente è un programma strategico che l'Istituto si è dato, ma che deve essere alimentato in continuazione con riflessioni su fonti di dati nuove e anche riflessione su l'importanza di usarle con metodologie affidabili al fine di produrre dati statistici, perché mentre le tradizionali indagini campionarie hanno un disegno ormai diciamo ben conosciuto e accompagnato da una rigorosa misura della qualità dei dati ottenuti, non altrettanto si può dire per le fonti che nel loro insieme chiamiamo big data e per tutti i dati amministrativi che la digitalizzazione della pubblica amministrazione ha reso disponibili. Quindi, per quello che riguarda l'attività dell'Istituto, è necessario potersi dare un'organizzazione che attualmente è sostanziata nel centro interdipartimentale per le Trusted Smart Statistics, governato da uno steering committee che è composto da direttori interni e che è responsabile del processo di analisi strategica delle Trusted Smart Statistics. Abbiamo già dei risultati e se volete conoscere meglio e di più quello che per il momento l'Istituto ha prodotto al proposito, io vi invito a visitare questo sito web, nel quale trovate la descrizione anche più completa di quanto vi ho potuto fare io stamani del processo tramite cui siamo arrivati alle Trusted Smart Statistics e anche un panorama piuttosto strutturato dei risultati che abbiamo raggiunto. Per quello che mi riguarda, a questo proposito direi che è inutile continuare con l'introduzione, ma forse conviene scendere maggiormente nel vivo di questa mattinata e secondo quello che il programma propone, procediamo. Ma prima di procedere vorrei concludere questa parte introduttiva segnalandovi che quello che abbiamo in programma prima della tavola rotonda è importante perché
Non appena darò la parola al dottor Mauro Bruno, avrete maggiori dettagli sui processi e i prodotti ottenuti con le nuove fonti Istat, ma avremo anche l'opportunità immediatamente dopo di esplorare gli aspetti giuridici legati al trattamento dei big data per finalità statistiche e affrontare problemi legati agli aspetti di privacy applicati alle trusted smart statistics. Perché non solo si tratta di problemi metodologici quando pensiamo ai problemi da affrontare per inserire nel processo produttivo corrente le nuove fonti di informazione. Il processo produttivo dei dati statistici è composto da molte fasi e per arrivare a dei quadri informativi affidabili per il Paese abbiamo bisogno di riflettere anche su questi aspetti. Ma non andrei oltre con questa parte introduttiva e sono contenta di passare la parola al dottor Mauro Bruno, che vi parlerà dei processi e prodotti con le nuove fonti in Istat. Il dottor Bruno lavora alla direzione centrale per la metodologia e il disegno dei processi statistici dell'Istituto. Prego Mauro, a te la parola. Grazie, grazie professoressa. Allora, inizio col dire che sono molto molto contento di avere l'opportunità di partecipare diciamo, a questo web. La presentazione che vi illustrerò l'ho fatta insieme alla collega Alessandra Righi. Cercherò di arrivare subito, non dilungarmi troppo perché ho poco tempo a disposizione e tantissime cose di cui vi vorrei parlare. Allora, riprenderò i macro messaggi che vorrei darvi sono sostanzialmente tre. Prima di tutto riprenderò un attimino il contesto illustrato dalla professoressa Pratesi, entrando un pochino più negli aspetti, diciamo, metodologici e anche, se volete, tecnologici, per chiarire un pochino meglio quali sfide ci pongono queste nuove fonti nel contesto della statistica ufficiale. Nella seconda parte invece vi parlerò un pochino dei principali progetti, sia progetti in produzione, statistiche sperimentali e progetti di ricerca che hanno visto l'Istat, diciamo, l'Istituto coinvolto negli ultimi anni. Allora, metto un pochino le mani avanti, non avrò naturalmente tempo di descrivere tutti i progetti in cui siamo coinvolti. L'idea è di raccontarvi alcune delle nostre esperienze per dimostrarvi, in qualche modo illustrare quanto sforzo l'Istituto ha compiuto negli ultimi anni. Ci saranno poi le conclusioni in cui velocemente farò un wrap-up, vi racconterò del futuro, dei progetti in cui siamo coinvolti nel 2023 e nei quali saremo coinvolti nei prossimi anni e poi va bene, ho preparato una piccola cameo, se vogliamo così, nella slide finale. Allora, come ha detto la professoressa Pratesi, questo percorso è iniziato 10 anni fa. Pensate quanto tempo in un mondo che cambia così velocemente, no? Come il mondo dei big data, da quanto tempo abbiamo iniziato ad investigare su queste nuove. Siamo partiti dai comitati, diciamo, big data nel 2013 fino ad arrivare oggi al centro delle trusted smart statistics. Allora, quali sono i principali obiettivi che l'Istituto di Statistica si pone? Beh, alcuni sono facilmente immaginabili. Vogliamo aprire in qualche modo la statistica ufficiale a nuovi tipi di dati, a nuove fonti e a nuove tecnologie. Potete immaginare come questi cambiamenti per una pubblica amministrazione, voglio dire, in Italia siano grandi e richiedono grandissimi investimenti. Vogliamo aumentare la tempestività nella produzione della statistica ufficiale ed arricchire anche l'offerta statistica, senza perdere di vista la rilevanza che deve avere la statistica ufficiale in un mondo che sta cambiando così velocemente. Come diceva la professoressa prima, l'adozione dei big data in questo contesto richiede grandi investimenti. Possiamo tutti immaginare abbastanza facilmente come questi investimenti siano di natura architetturale, IT, ma anche metodologica, no? Nuovi metodi per trattare queste nuove fonti. Tuttavia, l'impatto
di queste nuove fonti per la statistica ufficiale è molto più ampio. Abbiamo dovuto affrontare, li stiamo ancora affrontando, dei cambiamenti organizzativi. Ci sono dei problemi legali e gli aspetti giuridici, dei quali vi parlerà Fabio Albo nel prossimo intervento, e anche gli aspetti legati alla privacy, di cui vi parlerà Cecilia Colasanti, che è il nostro Data Protection Officer. Allora, in questa slide, non ho tempo di leggerla tutta perché il tempo corre velocemente, trovate, poi le potete leggere, alcuni aspetti. Vi ho messo in rosso questa frase che secondo me è molto importante, perché dice che questi nuovi prodotti realizzati con fonti big data o miste ci consentono di indagare nuovi fenomeni, oppure noi possiamo indagare vecchi fenomeni da diverse prospettive. C'è però, ci sono dei vincoli che per la statistica ufficiale sono inderogabili e sono i principi di qualità della statistica ufficiale. Ci sono altri aspetti dei quali non abbiamo tempo, diciamo, di parlare in questa presentazione. E, ad esempio, gli aspetti legati alla privacy, come ha detto la professoressa, noi dobbiamo condividere i dati con i titolari dei dati stessi per gli scopi, diciamo, utilizzando degli algoritmi concordati. Questo che cosa significa? Che dobbiamo affacciarci, ad esempio, al mondo dell'input privacy. Stiamo investendo in questo contesto, ma è un contesto veramente molto complesso. Ed è una novità per, diciamo, tutta la statistica ufficiale. Un altro aspetto importante è che le sperimentazioni dei prodotti che vengono realizzati, diciamo, nel contesto delle TSS, sono tutti inseriti nel PSN, nel Programma Statistico Nazionale. Questo perché? Per garantire che vengano rispettate tutte le norme previste dalla statistica ufficiale. Allora, finito questo breve, diciamo, introduzione, andiamo un pochino più in dettaglio. Allora, iniziamo con un'esperienza che per noi è importantissima, come ha detto prima la professoressa Pradesi, che è l'utilizzo di una fonte big data in produzione, d'accordo? Noi correntemente, attualmente, utilizziamo gli scanner data nell'indagine dei prezzi al consumo. Che cosa misurano? Non i prezzi al consumo, penso lo sappiano più o meno tutti, misurano le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di prodotti che fanno parte di un basket, di un paniere, che sia rappresentativo dei beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie. Ora vado veloce perché non ho tempo. Ad ogni modo, quali fonti dati contribuiscono alla costruzione di questi indici? Ce ne sono diverse. C'è la rilevazione territoriale degli uffici comunali di statistica, la rilevazione centralizzata condotta dall'Istat o con la collaborazione con grandi fornitori di dati, e poi, ok, abbiamo dei dati amministrativi, e poi ci sono gli scanner data provenienti dalla grande distribuzione. Allora, l'utilizzo, come vi dicevamo prima, di questi scanner data ha rappresentato una grandissima sfida per l'istituto. Vi do semplicemente in questo box, vedete, piattaforma cloud on-premise. Che cosa significa? Che per gestire questa grandissima mole di dati abbiamo dovuto dotarci di una piattaforma, ok? E questo ha richiesto un grandissimo investimento economico, prendere la piattaforma, ma anche di crescita delle competenze. In questo caso parlo più delle competenze prettamente IT, informative. Ad ogni modo, noi adesso utilizziamo correntemente questi scanner data in produzione. Ma non è la fine della storia, ma purtroppo devo sbrigarmi. Stiamo avviando delle sperimentazioni, ad esempio, di web scraping. Quindi raccogliamo dei dati da alcuni portali web, come Skyscanner o credo il sito di Ferrovie dello Stato, per migliorare la qualità degli indici che produciamo, ridurre i responder pattern e va bene. E questi dati vengono naturalmente integrati con i dati più tradizionali. E poi c'è, questa è una cosa proprio di ultimi giorni, una proposta di statistica sperimentale per indici spaziali sui prezzi al consumo. L'obiettivo di questa statistica sperimentale è fornire una stima a livello regionale. Un altro filone che per noi è estremamente importante, sul quale stiamo investendo da diversi anni, è quello dei dati da social network. I dati di Twitter. Purtroppo non ho tempo di raccontarvi in dettaglio la nostra esperienza. Ad ogni modo, ho evidenziato qui in grassetto che, come molti sanno, non esiste un modo rigoroso per garantire la validità generale delle informazioni statistiche che noi estraiamo da questi dati di Twitter.
gli utenti italiani di Twitter non possono essere considerati un campione rappresentativo della popolazione italiana. Nevertheless, le informazioni che deriviamo dai social media sono estremamente utili per l'analisi sociale ed economica. Stiamo cercando in qualche modo di colmare questo gap informativo, e a tale scopo, nell'indagine multiscopo degli aspetti della vita quotidiana, abbiamo inserito, diciamo, delle domande finalizzate a stimare, diciamo, l'utilizzo dei social da parte della popolazione italiana. Devo sbrigarmi, purtroppo. Ad ogni modo, la prima e più importante, diciamo, esperienza nell'utilizzo di questi dati è il Social Moodle Economy Index. Sulle slide potete cliccare su questo link e andrete alla pagina della statistica sperimentale. Il Social Moodle Economy Index per noi è molto importante sia per ragioni storiche, ma anche perché lo SMEI ha subito una profonda revisione metodologica dopo il Covid, perché la serie registrava solo parzialmente il trend negativo legato al Covid. Perché questo è importante? Perché abbiamo imparato molto, abbiamo dovuto studiare e approfondire le nostre competenze nell'ambito, sto semplificando, della sentiment analysis. Sono partiti diversi filoni ai quali teniamo molto, legati sempre al tema della sentiment analysis e all'analisi dei dati da fonti social media. La fonte principale è Twitter. Il progetto di violenza di genere, abbiamo un progetto sul linguaggio d'odio, purtroppo non ho tempo di raccontarvi i dettagli, e abbiamo lavorato anche un focus sulla guerra in Ucraina. Questo risultato è estremamente importante perché, potete andarlo a vedere nel rapporto annuale del 2022, abbiamo nel rapporto annuale messo un focus proprio sulla guerra in Ucraina a partire da un'analisi, diciamo, di sentiment fatta sui dati di Twitter. Purtroppo devo chiudere, troverete nelle mie slide anche l'esperienza dell'utilizzo, diciamo, delle immagini satellitari per fare delle stime di copertura del suolo. Ho messo nella mia presentazione alcuni dettagli, se siete curiosi, diciamo, li potete leggere o ve li posso raccontare, ed è molto importante, chiudo, il Plans for the Future. Questa esperienza anche in questo caso ci ha permesso di crescere molto dal punto di vista sia delle competenze architetturali ma anche metodologiche. Nel 2023 abbiamo l'obiettivo di estendere diciamo il raggio d'azione, come dire, dell'esperienza che abbiamo fatto in altri contesti, change detection in urban areas, deforestazione e verde urbano. Ok, questa è l'ultima slide, ho sforato solo di un paio di minuti. Queste sperimentazioni hanno prodotto dei risultati molto molto incoraggianti. Un altro aspetto molto interessante è che noi non siamo soli ad affrontare queste problematiche. Ci confrontiamo con gli istituti di statistica del sistema statistico europeo, collaboriamo con le università e abbiamo anche delle partnership, ma è uno degli obiettivi, no? Dell'incontro di oggi, con partner privati. Mi viene in mente la collaborazione Istat-Vodafone. Nel 2023, come vi dicevo all'inizio, partiranno diversi progetti di ricerca finanziati da Eurostat. In ciascuno di questi progetti Istat ha un ruolo, come dire, centrale. Ho evidenziato qui un ruolo di coordinamento. In alcuni casi, come nelle SSNet Multisource, siamo responsabili del consorzio. In altri siamo responsabili di Work Package. E nell'ultima, il Center of Excellence del Machine Learning, stiamo ancora cercando di chiarire il nostro ruolo. Chiudo con i rischi. Allora, fino adesso ho messo in evidenza, non dico i vantaggi, ma i risultati dello sforzo che l'ISTAT ha fatto negli ultimi anni. Tuttavia, queste fonti secondarie, come ben sappiamo, comportano dei rischi. Questo che vedete mi fa veramente un pochino male, però pensavo che fosse importante condividere il messaggio. Se andate sull'Academic Research Portal di Twitter, che era la parte di Twitter che metteva sostanzialmente a disposizione i dati per l'Accademia, per le università, troverete niente da vedere qui. Le politiche di accesso ai dati di Twitter stanno cambiando profondamente, e c'è il rischio concreto, ahimè, che questi dati tra qualche tempo diventino a pagamento per tutti. Con questo chiudo, mi scuso per essermi dilungato un pochino, e adesso cedo la parola al collega Fabio Albo, della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e Legali. Vi ringrazio. Grazie Mauro, buongiorno a tutti.
Grazie anche e soprattutto agli organizzatori di questo momento di incontro, perché dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi lavora nell'ambito della direzione legale dell'istituto, è un'occasione importante, credo, di condividere alcune riflessioni, alcune considerazioni sugli aspetti giuridici legati al trattamento dei big data per finalità statistiche, segnatamente nell'ambito della statistica ufficiale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto provare a fare il punto, brevemente, su quelle che sono, diciamo, le caratteristiche, i contenuti e anche le possibili linee evolutive della legislazione vigente applicabile alle Trusted Smart Statistics. Perché è importante discutere di questi temi e condividere le riflessioni su questi aspetti? Le ragioni sono intuitive, diciamo, però vale la pena ricordarle. Intanto perché la legislazione vigente, il diritto positivo, sostanzialmente stabilisce a livello nazionale, a livello europeo, per quanto ci riguarda, il perimetro all'interno del quale noi possiamo implementare in questa fase progetti e attività che concernono le Trusted Smart Statistics e integrarle efficacemente e stabilmente nell'ambito dei processi di produzione di statistica ufficiale. Questo che cosa significa? Significa che l'assetto normativo, un assetto normativo adeguato, appropriato e anche solido, è sostanzialmente una leva fondamentale per lo sviluppo delle Trusted Smart Statistics, è un vero e proprio fattore abilitante necessario a rimuovere o a limitare comunque tutti quegli ostacoli, anche giuridici, che possono in qualche modo rendere complessa o appunto vanificare in qualche modo la piena utilizzabilità delle nuove fonti di dati per le finalità proprio della statistica ufficiale. E su questo diciamo che dobbiamo registrare una consapevolezza abbastanza ormai matura e diffusa da parte degli istituti nazionali di statistica, soprattutto nell'ambito del sistema statistico europeo, e tra l'altro un dato che veniva ricordato anche all'inizio dalla professoressa Pratesi e ripreso, diciamo, anche da Mauro nel suo intervento. Spostandoci sul piano dell'analisi, quindi, che cosa dobbiamo aver presente? Dobbiamo aver presente un assunto di base che va condiviso e con il quale dobbiamo per forza di cose misurarci. E questo assunto è costituito dal fatto che al momento non esiste nell'ordinamento positivo una regolamentazione ad hoc dedicata alle Trusted Smart Statistics o più in generale al trattamento dei big data per le finalità della statistica ufficiale. Questo che cosa implica? Implica che le regole sulle Trusted Smart Statistics devono essere rinvenute nella legislazione, diciamo, comune, no? Che regola la produzione, lo sviluppo e la diffusione delle statistiche ufficiali, che è una legislazione che sappiamo essere concepita e tarata sul modello tradizionale di produzione statistica. Quali sono gli elementi che compongono questa legislazione per gli aspetti che, insomma, ci interessa qui porre in rilievo? Da un lato abbiamo il corpus di principi statistici, no? Che sono recepiti in fonti normative e anche declinati come criteri di qualità in atti di regolamentazione che in qualche modo governano l'attività statistica nell'ambito sia del sistema statistico europeo, codice delle statistiche europee, sia nell'ambito della il sistema statistico nazionale, mi riferisco al codice italiano delle statistiche ufficiali. Poi abbiamo a livello europeo il regolamento 223 del 2009, a livello nazionale il decreto legislativo 222 dell'89, che nel loro insieme disciplinano le condizioni e le forme per l'accesso ai dati personali e nonché per l'utilizzo, la condivisione di questi stessi dati per finalità statistiche. Ora, fondamentalmente, nell'ambito di queste condizioni e forme previste dalle norme in materia statistica, interessa porre l'attenzione in particolare, da un lato, sulla previsione degli atti di programmazione che definiscono i contenuti dei processi e degli output della statistica ufficiale, quindi in definitiva assicurano la riconducibilità degli uni e degli altri al label, diciamo, della statistica ufficiale. E dall'altra, la previsione dell'adozione, di cui si devono far carico in primo luogo gli istituti nazionali di statistica, di tutto l'insieme di misure che sono finalizzate ad attuare i principi statistici, ma anche a tutelare i diritti e gli interessi di terzi che sono in qualche modo associati ai dati che entrano nel processo di produzione.
E qui mi riferisco tipicamente alla normativa in materia di protezione dei personali, ma anche alla normativa che presidia la tutela della concorrenza, la tutela dei consumatori e anche la tutela della proprietà intellettuale. Tutti questi, insomma, sono plessi di norme che si intersecano a vari livelli e con varie modalità con la normativa specifica della statistica ufficiale. Questa normativa comune, per gli aspetti soprattutto che ho provato a mettere in evidenza, ovviamente è utilizzabile, applicabile alle trust and mass statistics in generale, almeno fin quando, diciamo, non subentrano delle criticità particolari che adesso andiamo a vedere, che sostanzialmente sono riconducibili alla divaricazione delle trust and mass statistics rispetto al modello tradizionale di produzione dei dati. Che cosa voglio dire? Che, come è stato ricordato già, nel caso in cui diciamo non vi siano in particolare istanze di tutela di diritti e interessi di terzi, o comunque ci sono modalità fondamentalmente gestibili, diciamo così, di processo di produzione, queste regole comuni sulla statistica ufficiale possono essere applicate efficacemente alle trust and mass statistics. Venivano ricordati prima gli esempi degli scanner data, della telefonia mobile, dell'uso dei dati da social media. Sono tutte ipotesi nelle quali si è, diciamo, abbastanza efficacemente, anche se non senza difficoltà, incorporata alla produzione l'utilizzo delle nuove fonti nell'ambito della statistica ufficiale. Dov'è che invece il modello tradizionale, diciamo, segna i suoi limiti, evidenzia i suoi limiti? In tutti i casi in cui viene appunto in considerazione la divaricazione rispetto al modello tradizionale. Mi riferisco appunto, segnatamente, il discorso ovviamente è ampio e complesso, però è corretto e giusto accennarlo almeno in questa sede, all'accesso ai privately held data, cioè a tutto l'insieme di quei dati detenuti da privati che sono gestori di piattaforme digitali e che costituiscono, diciamo, il piattoforte dell'economia digitale, dell'economia dei dati, e rispetto ai quali l'accesso per finire da statistiche costituisce effettivamente l'elemento più sfidante e più complesso con il quale da un punto di vista anche giuridico, in questo momento siamo chiamati a misurarci. Da questo punto di vista ci sono due elementi da considerare brevemente. Da un lato, il fatto che mentre nel modello tradizionale la raccolta dei dati avveniva direttamente presso l'unità di rilevazione o di analisi, ovvero accedendo a fonti pubbliche nella duplice accezione, sia di liberamente accessibili al pubblico, sia di fonti costituite o detenute per finalità pubbliche da soggetti pubblici. Nel nuovo modello, appunto, noi invece ci troviamo a confrontare con una possibilità di accesso a dati appunto detenuti da privati per proprie finalità, con proprie tecniche tecniche e modalità che ovviamente incidono anche sui processi non solo di raccolta ma anche di elaborazione, e qui è l'ulteriore elemento di differenziazione rispetto al modello tradizionale, ossia il fatto che i dati in qualche modo sono pretrattati, per cui una parte dell'elaborazione sostanzialmente avviene fuori il controllo, diciamo, esclusivo degli istituti di statistica. Ora, rispetto a questa situazione, è chiaro, vado a concludere, che, come dicevo all'inizio, c'è una forte diffusa consapevolezza da parte degli istituti nazionali di statistica sulla necessità di intervenire a livello soprattutto di normativa sovranazionale su una regolazione avanzata e compiuta dal punto di vista giuridico per l'accesso e la condivisione dei dati detenuti da privati per finalità statistiche. Questo tipo di posizione è stata recentemente, giusto per citare due casi, espressa dal sistema statistico europeo nell'ambito per esempio del memorandum di Bucarest che veniva citato prima, ma ancora più recentemente nella redazione del position papers sulla proposta di Data Act, che è uno dei tasselli normativi che andrà a comporre la strategia europea sui dati, dove il sistema statistico europeo ha ribadito proprio la necessità che l'accesso garantito e sostenibile ai dati privati sia assicurato, perché costituisce proprio la sfida principale per sbloccare le potenzialità associate ai dati e per migliorare le statistiche ufficiali. Qual è oggi lo stato dell'arte?
Oggi noi abbiamo un data act che al momento attuale, cioè al momento in cui viene esaminato dal Parlamento europeo, associa ancora l'uso statistico all'uso per finalità pubbliche e subordina quest'ultimo sostanzialmente alla presenza di casi straordinari di necessità e quindi non, diciamo, crea condizioni stabili, diciamo così, per un accesso per finalità statistiche. Dall'altro abbiamo invece in cantiere un intervento settoriale, che è quello proprio di riforma del regolamento 223 della legge statistica europea, rispetto al quale invece sembra, anche se ancora non abbiamo un testo approvato dalla Commissione, che possano essere, cioè auspichiamo tutti, inseriti degli elementi che comunque regolamentano in maniera specifica questo accesso ai dati da privati e quindi possono in qualche modo creare le condizioni per lo sviluppo di quella che poi è effettivamente la frontiera più problematica, più complessa, ma come dicevo prima, più sfidante delle data smart statistics. Con questo ho concluso il mio intervento, lascio la parola alla collega Cecilia Colasanti, responsabile della protezione dati personali in Istat. Grazie a tutti. Grazie Fabio, grazie agli organizzatori per avermi invitato e buongiorno ai numerosi partecipanti a questo webinar che sto vedendo. Dunque, come abbiamo ascoltato nei precedenti interventi, sono enormi le potenzialità dell'uso di nuove fonti, naturalmente mi riferisco in particolare a quelle di tipo Big Data, e sono altresì enormi le potenzialità dei nuovi metodi di rilevazione. Mi riferisco in particolare alle smart survey. Naturalmente, quando mi riferisco a queste fonti e a questi metodi, la nostra cornice di riferimento è e resta quella della statistica ufficiale che, come abbiamo appena ascoltato, è regolata da norme nazionali ed europee e, diciamo, ancora, diciamo così, in evoluzione. Per cui è chiaro che gli strumenti attuali non includono esplicitamente i confini entro i quali possiamo lavorare quando in generale parliamo di Trusted Smart Statistics. Ora, il mio intervento chiaramente è focalizzato sulle interazioni tra gli aspetti di protezione dei dati personali e le Trusted Smart Statistics e in questo quadro in evoluzione, sia da un punto di vista statistico-metodologico e sia da un punto di vista normativo, io vorrei dare, come dire, alcuni elementi fermi, quantomeno fermi allo stato attuale dell'arte. E in particolare comincerò tra questi elementi fermi, li chiamo così perché in qualche modo li abbiamo già adottato, vi darò qualche cenno sul metodo di lavoro che abbiamo utilizzato in piena collaborazione col Garante per la protezione dei dati personali. Sostanzialmente, che cosa abbiamo dovuto fare e quali sono i fattori in gioco? Il principale fattore in gioco, come diciamo che fa riferimento al metodo di lavoro, è quello di bilanciare un compito di interesse pubblico a beneficio quindi della collettività, che è quello nel nostro caso di produzione di statistica ufficiale, con la tutela di un interesse che è privato, che è quello della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati. Allora, come abbiamo operato questo bilanciamento? O meglio, come abbiamo dimostrato di aver operato questo bilanciamento? Avendo utilizzato un toolkit rilasciato dall'European Data Protection Supervisor, un toolkit di valutazione sia della necessità di adottare delle misure che limitano i diritti fondamentali della protezione dei dati personali, sia di valutare la proporzionalità
degli strumenti che abbiamo utilizzato per limitare questi diritti. E chiaramente la limitazione di parte di questi diritti ha come contropeso la produzione più appropriata di statistiche che utilizzano le fonti e i metodi che sono trattati in questo webinar. Che cosa ha comportato questo grande lavoro che, come richiamava anche il collega nel precedente intervento, è stato molto complesso? Ha comportato il fatto che il garante della protezione dei dati personali si è espresso con un provvedimento che si trova online, il 235 del 9 giugno 2022, relativamente a dei lavori che utilizzano fonti di tipo Big Data operati dall'Istat. In particolare possiamo evidenziare tre categorie di lavori. Il primo, che è stato peraltro richiamato nei precedenti interventi, è un lavoro che utilizza dati di fonia mobile per rilevare, tra gli altri, indicatori di popolazione, ad esempio popolazione residente o popolazione abitualmente dimorante, flussi di spostamento, ad esempio la matrice del pendolarismo, e flussi turistici o di stranieri che vengono a visitare l'Italia o di nostri connazionali che si muovono sul territorio italiano. Che cosa Istat ha dovuto dimostrare e quali misure ha adottato per bilanciare l'interesse pubblico di produzione di statistica ufficiale e la tutela dei diritti e le libertà degli interessati? Innanzitutto il provider ci ha fornito dei dati già pseudonimizzati, quindi non immediatamente associabili a persone fisiche, ma comunque a loro riconducibili, e poi l'Istat ha ulteriormente aggregato questi dati sia per fasce orarie sia dal punto di vista territoriale rendere impossibile la reidentificazione di una persona fisica. L'altro filone di lavori riguarda, anch'essi già citati, i lavori statistici che fanno uso di fonti derivate da social network. Parlo sempre di dati pubblici acquisiti attraverso API pubbliche. E un esempio di riferimento è il lavoro statistico che si chiama La violenza raccontata dai social, che ha come obiettivo proprio quello di utilizzare i messaggi veicolati da Twitter, Facebook, Instagram e rassegna stampa web per valutare attraverso un'analisi di tipo opinion mining il fenomeno della violenza di genere e la presenza di stereotipi. In questo caso Istat che cosa ha dovuto fare? E anche su indicazione esplicita del garante, questa è contenuta nel provvedimento, ha dovuto cifrare account e URL collegate ai messaggi testuali in modo tale da poter lavorare nel pieno rispetto delle norme. Esiste poi una terza categoria di lavori, di cui uno è stato già citato dal collega Mauro Bruno, il Social Mood and Economy Index, ma anche i lavori sugli scanner data e altri affini, in cui abbiamo dimostrato che non trattiamo in questo caso qui dati personali e dunque siamo fuori dall'egida di quello che prevede il regolamento per la protezione dei dati personali, il regolamento europeo. Vado a concludere dicendo che anche come si evince da tutti gli interventi che mi hanno preceduto, l'elemento chiave che io traggo dalla mia esperienza è quello della necessità di una interazione sistematica di diverse professionalità, cioè per affrontare un lavoro nuovo, complesso, che ha così tante sfaccettature e che ha impatti su così tante discipline, la sfida più rilevante è proprio quella di integrare i diversi punti di vista. E questo è quello che in maniera sinergica l'Istat sta provando a fare.
in questi casi almeno anche con buoni risultati. Dunque ringrazio i colleghi e cedo la parola al direttore Davide Colombo che modererà la sessione, la tavola rotonda successiva a questo mio intervento. Grazie e arrivederci. Grazie Cecilia, grazie a tutti quelli che ci stanno di nuovo ascoltando e stanno seguendo con i lavori di questo webinar. Invito gli ospiti della tavola rotonda ad aprire la camera e microfono e procedo nella presentazione. Allora abbiamo con noi Silvia Bellucci, che è Customer Engineer Public Sector di EMEA Google Cloud, Flavio Fico di Team, il dottor Mario Tartaglia, capo del centro di ricerca di Ferrovie dello Stato italiane, la collega Orietta Luzzi, che è la direttrice centrale per le metodologie e il disegno dei processi statistici di Istat, e infine il professor Ivano Bison, che è ordinario di sociologia e computational social scientist di Università di Trento. Io ringrazio tutti i partecipanti, vedo solo tre, tuttavia, non so se sono in collegamento, gli altri due ancora devono attivare la loro webcam. Nel frattempo, in attesa che si palesino i colleghi che ho citato prima, magari possiamo partire con gli ospiti che vedo e dunque ringrazio di nuovo. Abbiamo sentito dalle presentazioni che la questione dei big data come nuova fonte di dati per la statistica ufficiale è una questione su cui l'Istituto ragiona e lavora da 10 anni, quindi abbiamo fatto un percorso e evidentemente raggiunto una maturazione che induce a riflettere su quello che diceva poco fa la collega Colasanti, cioè una frontiera di lavoro condiviso con soggetti, grandi soggetti che detengono grandi moli di dati, che li utilizzano in prima persona intanto per le loro attività caratteristiche, ma che a loro volta hanno bisogno probabilmente di una lettura di questi dati dal punto di vista statistico, perché appunto capire in che dinamiche si è immersi e che tipo di mutamenti si inducono con il proprio essere, le proprie dimensioni, le proprie tecnologie. Pensiamo alle grandi piattaforme di queste settimane. Intanto saluto la dottoressa Bellucci che ha attivato la sua webcam. E benvenuta. Tecnico, non ero presente, non avevo la possibilità. Credo che anche altri abbiano la stessa difficoltà, quindi forse se non li vedete perché non erano stati qualificati come presentatori nel meeting, quindi non avevamo proprio la possibilità di attivare camera. Okay. Ok, ora però ci vediamo e ci sentiamo perfettamente. Manca solo a questo punto il professor Bison eccolo qua. Eccolo, buongiorno professore. Eccoci buongiorno. Qua. No. Buongiorno a tutti. No, perfetto. Allora ci siamo. Dicevo prima, abbiamo fatto un percorso, 10 anni di riflessione, di lavoro, di studio, di elaborazione di metodologie, di sviluppo di tecnologie legate alla questione del big data come una nuova fonte, necessaria nuova fonte per la produzione di statistica ufficiale. E appunto i soggetti che sono ora attorno a questo tavolo sono un po' soggetti con cui Istat è molto interessata a lavorare, con cui in parte già fa cose interessanti, ed è la vostra testimonianza il valore aggiunto di questa tavola rotonda, semplicemente una riflessione su quello che state facendo dal punto di vista della gestione di questa doppia identità di detentori di big data, di produttori continui di big data e di utilizzatori dei medesimi o delle statistiche che sui medesimi big data vengono realizzate per le vostre attività. È una questione, come dire, estremamente intrigante, perché è una questione anche di frontiera
che mette in gioco come che passo avanti fa il rapporto un po' tra Stato e mercato, no? La nuova materia di scambio sono i dati, per l'appunto, e sono dati di nuova forma e soprattutto di nuova dimensione. Io partirei con la dottoressa Bellucci per sentire una testimonianza di Google Cloud Italia su questa questione. Abbiamo sentito in queste ultime settimane molto parlare di intelligenza artificiale, che è un ulteriore, come dire, tassello in forte sviluppo, no? Un'altra dimensione tecnologica in forte sviluppo. Vorrei sentire una sua testimonianza su questa frontiera in movimento che ci vede in qualche modo coinvolti. Noi come produttori di statistica ufficiale, voi come detentori di big data, qui dovremmo avere accesso in maniera, come abbiamo sentito, molto strutturato, seguendo codici, criteri, principi, eccetera. Prego, a lei la parola. Grazie a tutti, grazie dottor Colombo e grazie a Istat per l'invito a questo seminario, a questa tavola rotonda. Partiamo dal titolo di questo incontro. Allora, il titolo richiama tutta una serie di temi che Google fin dalla sua fondazione ha messo un po' nel proprio DNA. Come dicevamo, appunto, io lavoro in Google Cloud. Google Cloud è una divisione di Google e mi occupo in particolare delle soluzioni cloud e in particolare lavoro con clienti della pubblica amministrazione. Quindi, dicevamo, il DNA di Google. Google ha una missione molto chiara fin dalla sua partenza, fin dall'inizio. Questa missione è organizzare l'informazione e renderla universalmente accessibile e utile. Quindi abbiamo una serie di temi che ben si collimano con quanto discutiamo stamattina. Abbiamo parlato di informazione che deve essere accessibile e deve essere utile. Sappiamo che il proliferare dei big data comporta necessariamente che questa quantità di dati, per diventare davvero informazione, quindi per diventare un qualcosa che sia davvero utile, ha bisogno che questo dato sia in qualche modo elaborato e su questo si possa, dicono gli americani, trarre degli insight. Ora, la traduzione italiana della parola insight non è chiarissima, qualcuno dice intuizione, però in generale credo che sia la capacità di in qualche modo porsi le domande giuste di fronte a una grande quantità di dati. Ma per porsi le domande giuste ho bisogno di strumenti che in qualche modo mi consentano di arrivare in tempi ragionevoli a ottenere delle risposte. Dicevamo i big data, ne abbiamo parlato fin dall'inizio di questo nostro incontro, è stato declinato in diverse modalità la definizione di big data, no? Abbiamo capito, abbiamo ragionato in questa oretta precedente sul fatto che i big data comunque caratterizzano un po' la nostra realtà, no? Tutti noi lavoriamo in maniera connessa, interagiamo con strumenti e nuovi dispositivi che producono una grandissima mole di dati. Questa grandissima mole di dati è un po' la nuova frontiera, no? L'ultima frontiera. E quindi capire come gestire questa grande mole di dati è un po' la sfida che ci troviamo di fronte. Perché è una sfida? Beh, perché i big data hanno al loro interno diverse complessità. La prima complessità è sicuramente legata alla dimensione. Quando parliamo di big data parliamo di moli di dati che vanno dai terabyte, se non petabyte di dati, quindi numeri con un 10 elevato a potenze molto, molto grandi. Sono complessi perché sono tipicamente molto, molto vari. Stiamo parlando di dati provenienti da sensori, sensoristica IoT, dell'Internet of Things, parliamo di email, parliamo di interazioni social, parliamo di tantissimi dati molto diversi l'uno dall'altro. Un altro elemento di difficoltà nella gestione di big data è legato al rumore. I dati contengono degli errori, lo sapete voi meglio di me, è il vostro campo, il dato va pulito per essere processato e una cosa è pulire un certo dato di una certa dimensione, una cosa è quando, come dicevo, mi relaziono con dimensioni di dati significativi. C'è poi un tema legato a
come gestisco questo dato? Prima sentivo con interesse un intervento precedente in cui si diceva che l'istituto è in qualche modo evoluto e ha, come si è affacciato a soluzioni di cloud privato, perché la difficoltà di gestire questi dati richiede sicuramente soluzioni tecnologiche diverse. E la prima scelta da fare: ma questo dato rimane lì dove viene prodotto, oppure crea un grande sistema centrale a cui tutti possono accedere, che tutti possono interrogare, in cui tutti gli utenti di quel dato, chi è interessato ad arrivare a quel dato, in qualche modo possa facilmente accedere? Questo ad esempio è un grosso tema per la sanità. Sapete, c'è tanta discussione intorno all'evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, che in questo momento è parcellizzato a livello regionale, ci sono quindi con gradi di implementazione molto diversi. La Lombardia e il Lazio hanno diversi modi scelto diversi modi di implementazione del fascicolo sanitario elettronico. Questa comporta una complessità nel momento in cui io, residente a Roma, decido di trasferirmi a Milano, e quindi la mia storia sanitaria in qualche modo non è interoperabile da una regione all'altra. Quindi, tornando sul binario da cui siamo partiti, i big data pongono delle sfide. C'è un altro tema: la gestione di questo dato, nello scambio dei dati, posso decidere di in qualche modo far affluire questi dati su sistemi centrali in modalità batch, quindi non real time, oppure posso aver bisogno di avere dati real time. Posso decidere di crearmi tante copie del dato per poterlo analizzare, ma questo ovviamente pone grossi problemi di data governance, che in qualche modo rallentano la fruizione del dato stesso. Quindi, di fronte a tutto questo scenario, quindi da una parte una grande proliferazione di dati che ci pone delle aspettative importanti, tutti i temi grossi su cui l'umanità in questo momento si sta confrontando: il cambiamento climatico, temi legati alla povertà, alle malattie, siamo appena usciti da una situazione pandemica che tutti noi ricordiamo, impone la necessità di sfruttare questi dati, queste informazioni, però dall'altra c'è la necessità di fare in modo che queste informazioni siano davvero fruibili e messe a fattor comune. C'è la necessità di combinare fonti dati diverse. Voi stessi avete citato le nuove fonti dati che state elaborando, ma questo si applica a tutti i livelli, non soltanto all'interno della missione del vostro istituto. Cosa fa Google? Come risponde Google di fronte a questi temi? Allora, la risposta di Google direi che è duplice su questi aspetti. C'è una risposta sicuramente di tipo tecnologico, come era naturale immaginarsi, e c'è una risposta invece legata a un altro elemento del DNA di Google, che è la capacità di essere open, quindi di aprirsi molto nella propria proposizione. Allora, dal punto di vista tecnologico, non vi stupirà sapere che tanta della tecnologia che in qualche modo sottende alla gestione del big data è tecnologia che viene utilizzata quotidianamente da miliardi di persone. Google Search, piuttosto che Maps, piuttosto che i sistemi di posta, comunque in misura e in gradazione diversa, utilizzano la tecnologia che è stata sviluppata da Google per la gestione di big data. Google infatti ha immaginato questa tecnologia per trasformare i dati in azione, tecnologia che si coniuga fortemente anche con l'intelligenza artificiale. Ovviamente, se dovessimo cominciare a parlare di intelligenza artificiale, ci servirebbero ben più dei 10 minuti che abbiamo bisogno di tempi più vasti, certo. Però sicuramente è un elemento, no? Ormai le due cose sono fortemente coniugate. Google ha sviluppato queste tecnologie per la gestione del dato. Per farvi un esempio, la nostra piattaforma di data warehousing, BigQuery, che è in qualche modo la soluzione, la risposta di Google per la gestione della complessità nella gestione del dato, è fortemente integrata con soluzioni di intelligenza artificiale, perché nel momento in cui ho un dato, come dicevamo, devo poter prendere delle conseguenze che sono azioni, decisioni, e per poterlo fare mi devo affidare a metodi sempre più complessi, legati appunto allo sviluppo di modelli di,
di machine learning. Quindi la tecnologia sicuramente sta aiutando, Google ha sviluppato soluzioni, sviluppa soluzioni che aiutano anche le pubbliche amministrazioni a mettere un po' in ordine a questa complessità del dato, offrendo soluzioni scalabili in cui in qualche modo disaccoppio la gestione del dato dall'infrastruttura sottostante. Questo è un altro elemento: chi si occupa di statistica non è necessariamente un, come si dice, passatemi il termine, un cacciavitaro, cioè una persona che deve star lì a configurare macchine per poter ottenere un dato, deve in qualche modo fruire di un sistema in cui appunto la gestione del dato e la modalità che per accedere al dato stesso è disaccoppiato dall'infrastruttura sottostante. Deve essere un sistema scalabile, perché noi dobbiamo poter gestire, come dicevamo, grandi quantità di dati. Quindi dal punto di vista tecnologico Google è intervenuto negli anni, ormai sono tanti anni che ha messo a disposizione sul mercato questi strumenti che aiutano chi lavora con i dati, dal data scientist allo statistico, a chi in qualche modo ha bisogno di dati per fare previsioni su vari ambiti. Quindi coniuga soluzioni di tipo tecnologico con la disponibilità di enormi dataset. Ad oggi, stavo controllando proprio ieri, abbiamo più di 200 dataset open, aperti, su temi svariati, dal general studio del genoma del riso allo studio sulle criptovalute, piuttosto che dati legati al debito pubblico, alle frodi o ai crimini commessi in certi territori. E questi 200 dataset corrispondono a circa 20 petabyte di dati. Per non parlare poi, e sono stata molto interessata dall'intervento in cui si parlava del vostro attenzione anche in questo settore, ai 1000 dataset presenti con più di 80 petabyte di dati su dati satellitari. Noi abbiamo ormai da anni aperto in qualche modo tutto ciò che erano i dati relativi alle missioni spaziali, che prima erano chiusi magari in qualche cassaforte degli operatori satellitari, e messo a disposizione con una piattaforma chiamata Google Earth Engine tutta una serie di dataset che consentono proprio di fare tutta una serie di azioni legate alla trasformazione del nostro territorio, quindi nel campo agricolo, della previsione della deforestazione. Il US National Forest Organization, quindi l'organizzazione delle foreste americane, lavora con i nostri strumenti per poter in qualche modo studiare nel corso del tempo la deforestazione e prendere le successive misure. Chiudo dicendo che quindi abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di dataset aperti, abbiamo creato una nuova soluzione che si chiama Analytics Hub, che consente proprio lo scambio dei dati. È molto interessante perché consente a chi produce il dato, a chi di quel dato vuole fornire, di scambiare questi dati, con un'attenzione direi quasi maniacale da parte di Google alla privacy e alla sicurezza. Questi sono temi che per noi sono molto importanti. In tutte le nostre soluzioni cerchiamo sempre di sviluppare soluzioni che consentano di accedere in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, normative che, come sentivamo prima dall'intervento della dottoressa Colosanti, sono comunque in continuo divenire, e quindi come tale anche noi continuamente evolveremo. Grazie dottoressa Bellucci, è un quadro eccellente, perché appunto qui le questioni sono tecnologia in evoluzione, normative che cercano di catturare questa evoluzione, e poi anche una questione di risorse, nel senso che qui ci sono, una delle parole più ricorrenti quando si parla di queste questioni è il potenziale che c'è dietro l'utilizzo di questi grandi open data messi a disposizione dalle tecnologie. Poi c'è la questione di come si fanno a usare veramente, che investimenti bisogna mettere in campo, e ancora di nuovo la questione del pubblico e del privato, che possono andare di pari passo trovando delle soluzioni virtuose. Io chiedo a Flavio Fico una testimonianza invece di quello che è su questa frontiera la posizione, l'attività di TIM, il carrier nazionale, diciamo. Noi abbiamo sentito nelle presentazioni precedenti citare un paio di volte una collaborazione che abbiamo avuto recentemente con Vodafone per una sperimentale sul monitoraggio di flussi turistici in una provincia di Rimini e in Roma Capitale,
è un esempio di attività di collaborazione appunto realizzata utilizzando questo tipo di fonti. Tim, come è messa su questa frontiera? Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Ringrazio anche io Istat e i numerosi presenti per questa, diciamo, fruttuosa discussione che stiamo portando avanti oggi. Tim, come è stato citato, è il primo player nazionale e mette a disposizione una tecnologia, mette a disposizione un flusso dati molto importante ed una tecnologia per l'analisi dello stesso che consente di monitorare diversi fenomeni interessanti e complessi. Come operatore telefonico, come operatore di rete mobile, con circa un 30% di market share, sulla rete mobile Team passano circa 6,5 miliardi di eventi di segnalazione al giorno che contengono dati di celle radiomobili, quindi dati con un dato di geolocalizzazione riferito agli utenti e aggregando questi dati e anonimizzandoli è possibile quindi andare a stimare, andare a verificare sia le presenze, sia le persone che sono presenti su un determinato territorio e sia come queste si muovono nel tempo e nello spazio. È un dato molto importante perché tutti quanti oggi abbiamo un terminale, tutti quanti oggi abbiamo un terminale mobile, un cellulare e quindi è una stima molto accurata di presenza e mobilità, ma può essere a sua volta anche arricchito andando a stimare quei casi d'uso che citavamo prima, andando quindi ad analizzare quei fenomeni che citavamo prima, come la residenzialità delle persone, la pedonabilità dei centri storici, ad esempio, oppure la pendolarità dei lavoratori, da quali territori si muovono verso quali altri territori, oppure la correlazione tra flussi turistici in determinate aree, in determinate città, in determinati luoghi, e la pianificazione degli eventi. Le tecnologie per stimare tale dato che abbiamo detto è aggregato e anonimizzato per il rispetto della privacy prima di venir fornito all'esterno, le tecnologie sono ovviamente le tecnologie dei big data e dell'artificial intelligence, gestite per la potenza computazionale che richiedono, gestite in cloud e gestite in near real time in maniera tale da poter andare a monitorare, non solo analizzare i fenomeni a posteriori, ma analizzare i fenomeni di mobilità durante lo svolgimento degli stessi per andare a capire quali sono gli insight che contengono nella maniera più proficua possibile. E come è stato citato prima, come in realtà è stato anche detto prima, il team si pone sia come fornitore di un flusso dati, sia come fornitore delle tecnologie che abbiamo citato per l'analisi degli stessi, ma in realtà anche per utilizzare, per accompagnare i suoi clienti o comunque per accompagnare le amministrazioni pubbliche nell'utilizzo di tali fonti dati e nel poterne sfruttare, nel poterne carpire la maggior quantitativo di informazioni possibili. Quello che vediamo infatti è che l'analisi dei dati è un qualcosa che è sempre più importante, ci sono sempre più dati disponibili. Prima l'intervento di Google, sentiremo anche altri interventi, ma i dati disponibili sono sempre in numero maggiore e quindi importante per chi li acquista, per chi li consulta, per chi li utilizza, è non soltanto poterli consultare e navigare con delle tecnologie che ne permettano l'utilizzo, ma anche poterli correlare tra di loro per poterne andarne a studi, per poterne andare a ricavare un quantitativo di informazioni che è maggiore e che permetta di descrivere a tutto tondo, a 360 gradi, quello che è un fenomeno in atto.
come team, quindi sì, mettiamo a disposizione i dati della rete team, le tecnologie per poterli analizzare, ma in realtà anche le tecnologie per poter analizzare i nostri dati congiuntamente con dati di altre tipologie di provider, con altre tipologie di non solo operatori telco, ma anche operatori di altra tipologia. Esatto, la ringrazio dottor Fico, è esattamente questa questione dell'utilizzo incrociato di dati di produttori, owners e consumatori di statistiche realizzate su questo tipo di dati è esattamente quello che fa che già fa Ferrovie dello Stato. Mario Tartaglia è il responsabile del centro ricerca di Ferrovie dello Stato, che appunto in questa tua sua testimonianza credo che ci possa raccontare proprio questa sua doppia veste, cioè quello di Big Data Owners, ma anche di produttore di statistiche su questi Big Data. Prego, dottor Tartaglia. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie Istat per l'invito. È veramente un piacere per questa tavola rotonda. Io responsabile del centro studi di Ferrovie dello Stato italiane, mi concentrerò su un focus molto rapido riguardante l'utilizzo delle statistiche smart o non smart per la mobilità. Vi farò vedere anche qualche immagine che diciamo riguarda l'argomento. Seguirò un'esposizione in due step, dove siamo e dove vorremmo andare. Spero che diciamo le figure che sto proiettando si riescano a vedere bene. Perfetto. Benissimo. In questo momento, per via dello Stato, come ha detto lei, dottor Colombo, sono un utilizzatore e un fornitore di dati. Nell'ambito del panorama delle fonti statistiche sulla mobilità in Italia possiamo distinguere due cluster, quelli di carattere istituzionale e quelli di carattere extra istituzionale. E i dati che provengono da indagini di statistica ufficiale, in questo caso, sono raggruppabili in tre macro cluster. Il primo è quello che riguarda i comportamenti della mobilità, cioè ove la rilevazione vada a individuare elementi che possano spiegare le motivazioni o le relazioni causa-effetto comportamentali che generano la mobilità. E queste sono tutte istituzionali, salvo indagini ad hoc che vengono fatte per progetti specifici. Poi ci sono anche, c'è un gruppo di statistiche aggregate, istituzionali, per esempio il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle quali noi contribuiamo con il capitolo 4 ogni anno, che diciamo riporta dati molto aggregati sul funzionamento annuale nell'anno di esercizio dei trasporti. E infine ci sono un gruppo di rilevazioni che riguardano i flussi per modo di trasporto. Queste sono dal punto di vista istituzionale basate fondamentalmente sull'ex regolamento 91-2003 dell'Eurostat, ma ci sono anche dati di fonti associative importanti, come vedete nella figura, riguardanti i principali modi di trasporto. In questo contesto Ferrovie dello Stato è anche un fornitore, una sorgente di dati nelle varie sfaccettature che compongono la nostra attività di business, sia verso il sistema statistico nazionale, quindi nell'ambito del programma statistico nazionale, sia verso richieste ad hoc, ministeriali o di istituzioni o anche di associazioni, come ad esempio l'Associazione Mondiale delle Ferrovie UIsse oppure quella europea CEI. Ecco, nel maneggiare tutta questa quantità di dati noi ci rendiamo conto che hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Sto parlando ancora dei dati e delle statistiche tradizionali. Sicuramente la caratterizzazione dell'unità statistica rilevata è un vantaggio enorme, perché consente di sviluppare la conoscenza delle motivazioni o della causalità del fenomeno.
le metodologie sono molto affidabili e i campioni sono molto ben dimensionati correttamente, ovviamente, ma al contempo ci sono degli svantaggi. Risoluzione spaziale piuttosto bassa, delle rilevazioni, a parte i censimenti che si riferivano alle unità delle sezioni censuarie, normalmente i dati sono molto aggregati, sono discontinui temporalmente. È una cosa di cui soffriamo molto noi operatori della mobilità, è la tempestività. I dati arrivano tardi rispetto a quando si realizzano i fenomeni nella realtà. Poi c'è anche una questione relativa alla eterogeneità delle metodologie, dei perimetri, che rendono i dati spesso non confrontabili tra loro, non utilizzabili in ambito sistemico per, diciamo, uno studio organico. E in più, a volte sono, per la struttura delle indagini, derivanti da stime indirette. Ad esempio, le rilevazioni sui modi di trasporto vengono richieste agli operatori, ma gli operatori come fanno a stabilire, per esempio, quanti passeggeri hanno trasportato? Spesso si tratta di stime. Insomma, alla fine non è quasi mai possibile con questo tipo di dati costruire modelli di simulazione del fenomeno della mobilità. Per ottenere descrizioni esaustive di questo fenomeno spesso bisogna fare delle rilevazioni ad hoc. Per esempio, quando si fanno i piani urbani della mobilità sostenibile, è necessario sempre procedere con delle rilevazioni ad hoc. Ecco, da questo punto in cui siamo, dove vorremmo andare? Come è stato ricordato nell'intervento introduttivo della professoressa Pratesi, siamo in un momento storico in cui l'avanzamento della tecnologia, in particolare digitale, porta alla produzione enorme di dati, sia organici, quelli derivanti dal comportamento degli umani che utilizzano delle smart device, sia, diciamo, di tipo industriale, in tutti i processi industriali, pensate alla manutenzione dei treni, no? Questo, la ferrovia, quanti dati producono ogni secondo. Però questa non è una novità. Ricorderete che l'Economist nel 27 febbraio del 2010 aveva pubblicato una celebre copertina parlando di diluvio di dati. Ma se la ricordate, avete notato subito che questa non è esattamente la copertina dell'Economist. Infatti l'ho taroccata io prima dell'intervento. Per evidenziare una cosa, che l'Economist, essendo di rivista molto seria, non avrebbe mai pensato che uno possa rapportarsi a un diluvio di dati coprendosi con un ombrello. In realtà l'atteggiamento corretto che aveva colto la rivista a quell'epoca, e si parla di 13 anni fa, è riuscire a raccogliere i dati per innaffiare, diciamo così, la crescita della nostra conoscenza. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. E in particolare gli operatori della mobilità di cosa hanno bisogno? Di statistiche tempestive per descrivere la situazione attuale della mobilità, di statistiche continue nel tempo. Per esempio, ricordate che Google ed Apple avevano pubblicato il monitoraggio dell'andamento della mobilità durante la pandemia. Ora non c'è più questa disponibilità, ma quel tipo di dato era molto utile in quanto continuo, anche discreto nello spazio. La confrontabilità. Le rilevazioni spesso non sono metodologicamente confrontabili, non si possono mettere insieme i passeggeri saliti sugli aerei con i veicoli transitati sulle autostrade. Sono due unità diverse che non possono essere considerate insieme. E quindi abbiamo esigenza forte di sviluppare modelli matematici, comportamentali che descrivano la mobilità. La questione dei modelli apre un tema di carattere epistemologico. Noi ancora siamo legati all'approccio galileiano nella modellistica tradizionalmente, con delle regole, delle formule della realtà e dei dati, costruiamo dei modelli che ci producono dei risultati. I dati che usiamo sono dati da salve tradizionali normalmente e le regole vengono calibrate, galileianamente parlando, ancora da dati da salve. L'approccio data-driven, che invece è quello che si rapporta all'esistenza dei big data, ha un procedimento diverso, come sapete. Al modello di intelligenza artificiale, di solito
rete neurale, vengono fatti vedere dati e risultati, il modello crea le regole e poi con altri dati andrà ad applicare il modello per situazioni future. In questo caso i dati che vengono usati sono big data. Abbiamo fatto esperimenti di uso di big data anche nell'approccio tradizionale alla modellizzazione, ma sicuramente avendo a disposizione delle trusted smart survey data noi potremmo alimentare entrambi gli approcci dal punto di vista epistemologico in maniera coerente. Ebbene, cosa c'è oggi a disposizione? Questa è una tabella che ho compilato, che lascio agli atti perché sennò passeremmo le prossime 6 ore a descriverla. Vi voglio far notare solo questo, che le fonti di dati sulla mobilità di tipo smart sono tante, ma hanno pro e contro anche in questo caso. In generale, rispetto alle salve censuarie o campionarie, possiamo dire che orientativamente le caratteristiche del decisore che decide di spostarsi, che sia un pacco inviato da uno spedizioniere o una persona che si sposta, e le motivazioni sono i punti deboli dei big data, mentre sono i punti forti delle salve. Allora, a questo punto, diciamo che, prendendo a prestito uno slogan di una bibita molto nota, FS c'è, FS sta lavorando sia con la propria partecipata eSport, che è l'autrice dell'indagine Audimob, l'unica indagine complessiva sulla mobilità italiana, che con un accordo quadro con Vodafone, per quello per cui parlavamo prima, utilizzo i dati dei mobile phones, su tutte queste tematiche. Abbiamo un'esperienza abbastanza importante e esigenze molto elevate da questo punto di vista. E abbiamo subito, diciamo, focalizzato un tema che, con un grafico che rubo al guru dei dati, Tricia Wong, abbiamo realizzato che i big data hanno un grande volume ma una scarsa profondità di conoscenza, sono molto idonei ad essere utilizzati in termini di correlazione ma non di causalità. Quindi, per andare verso la conclusione, noi abbiamo i big data e le salve. I big data non sono trusted e le salve non sono smart. Quindi, se vogliamo fare le trusted smart statistics, insomma, non possiamo andare o da una parte o dall'altra. Possiamo già pensare di avere una smart statistic. Oggi abbiamo già sentito degli interventi che ne parlano, ma avremo dei pro e dei contro anche in questo caso. Nel caso di big data sappiamo che abbiamo grandi volumi, tempestività del dato, continuità temporale, dettagli geospaziali, ma di contro abbiamo il fatto che sono generati come scarti di altri processi. La telefonia mobile non è stata ideata per tracciare il movimento delle persone, ma per telefonare. E quindi, diciamo, hanno pochissime informazioni causali sul fenomeno e non consentono quindi di realizzarlo e di comprenderne l'essenza. Sono molto focalizzati sul movimento, sulla cinematica e quindi generalmente poco affidabili, mentre le survey, se fossero smart, diciamo, avrebbero attributi geospaziali, molte informazioni sul comportamento delle persone che scelgono di muoversi. Potremmo fare dei diari giornalieri del movimento delle persone, sarebbero molto affidabili, ma probabilmente i campioni sarebbero limitati, i costi probabilmente sarebbero alti. Questo lo dico perché esistono già degli strumenti informatici, delle società che forniscono app per fare queste smart survey sulla mobilità, ma i costi che io vedo sono circa 20 volte più elevati di una CAT, tanto per capirsi, esatto, di che si sta, esatto, parlando. E poi c'è il tema della privacy, dell'accessibilità. Ne abbiamo parlato anche prima, ma chi si sottopone al monitoraggio ovviamente deve essere compatibile con la casualità del campione, quindi è un altro tema molto delicato. Cosa si può fare allora? Vado a concludere. La data fusion è una buona soluzione. In letteratura si stanno ottenendo dei buoni risultati mettendo insieme dei dati, indagini tradizionali, dati statistici ufficiali, big data, indagini smart,
ma anche cartografie, come diceva la dottoressa Bellucci, dati di tipo geospaziale che consentono di scoprire insight sulle motivazioni, per esempio, degli spostamenti. Piccoli passi verso il futuro, chiudo citando che stiamo lavorando su questo con Instat, con il Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Trasporti, su un lavoro del Programma Statistico Nazionale che fu motivato dalla necessità di colmare questo gap informativo delle statistiche ufficiali riguardanti la mobilità e cercare di pervenire a delle metodologie più tempestive di fornitura dati. Il risultato di questo lavoro che è in corso sarà un documento metodologico sull'utilizzo dei dati IoT e Big Data per la mobilità. Bene, vi ringrazio molto dell'attenzione. La ringrazio molto, veramente dottor Tartaglia ha messo moltissimi elementi di riflessione in campo che io adesso, come dire, provo a girare alla collega Orietta Luzzi, come dicevo prima, direttore centrale per le metodologie e il disegno dei processi statistici. Una riflessione che facevo all'inizio è sul tempo, si riflette su questa questione dei big data da una decina d'anni, si lavora sulla questione dei big data da una decina d'anni. Leggevo recentemente che nello stesso arco temporale, cioè negli ultimi 10 anni, per esempio, una survey classica sulle forze di lavoro che realizza l'Istituto di Statistica inglese hanno dichiarato che hanno dei tassi di risposta che sono dimezzati in 10 anni. Quindi noi abbiamo la questione delle survey da una parte e la questione dell'utilizzo di queste nuove fonti dati dall'altra. C'è il tema dei costi che il dottor Tartaglia ha giustamente puntualizzato, c'è il tema della maturazione delle tecnologie, ma io voglio chiederti anche, Orietta, una questione sicuramente interessa chi ci ascolta, sulle statistiche sperimentali, quando vengono prodotte, quando inizia una sperimentazione, quando siamo in grado di dire che finisce questa sperimentazione e inizia una produzione standard oppure viene archiviata la sperimentazione. A te la parola, Orietta. Grazie Davide, buongiorno a tutti. Sì, questo tuo quesito è un quesito fondamentale con cui ci stiamo confrontando in Istat, proprio perché siamo in una fase, come è stato anticipato anche negli interventi della mattinata, siamo in una fase in cui come istituto abbiamo raggiunto un livello di maturità nell'accesso e nel trattamento di queste nuove fonti, diciamo così, non tradizionali di dati, che ci stanno ponendo una serie di problemi aggiuntivi, ulteriori rispetto a quelli di, appunto, tra virgolette, semplice individuazione delle fonti a noi utili e il loro trattamento ai fini della produzione statistica. Però per rispondere a questa tua domanda io vorrei riportare la discussione appunto a quelli che sono gli aspetti che caratterizzano la produzione statistica dell'Istat, e cioè aspetti che hanno a che fare con quelli che sono i vincoli, i requisiti che ci vengono imposti a livello europeo dal Code of Practice e anche ovviamente dal regolamento italiano sulla qualità e la riservatezza delle statistiche ufficiali, e che quindi ci impongono come istituto di diffondere sotto forma di statistica ufficiale soltanto quelle informazioni, quelle stime, quelle statistiche di cui siamo in grado di dimostrare, documentare la robustezza, la rigorosità nei processi di produzione e, per quanto possibile, la trasparenza dei processi di produzione. E su questo, come istituto, appunto, siamo andati avanti nel corso degli anni nell'ambito della produzione delle Trusted Smart Statistics, acquisendo sempre maggiori competenze per l'acquisizione, il trattamento, ma soprattutto la trasformazione dei big data in statistiche, in stime. E questo soprattutto grazie a un'intensa attività di ricerca svolta in collaborazione con il mondo accademico a livello europeo, ma anche appunto con i provider privati, e che ci ha consentito, come è stato detto stamattina, di costruire autonomamente alcuni primi prodotti
Istat, che sono alcuni in forma sperimentale, come giustamente sottolineavi tu, altri sono prodotti che sono entrati nella produzione corrente dell'istituto, non solo gli scanner data, ma anche altre tipologie di dati. Mi piace ricordare le statistiche sull'incidentalità stradale che sfruttano i dati di Google Maps, per esempio. Ora, che cosa manca per riuscire a completare questo ciclo e consentire alla DSS di raggiungere quel livello di maturità e qualità che caratterizza tutta la produzione statistica dell'Istat? Le esperienze fatte ci hanno ovviamente consentito, e parlo soprattutto lato metodologia, ma questo discorso può essere esteso ovviamente agli altri ambiti di cui abbiamo sentito parlare questa mattina, le norme, la privacy, ma anche gli aspetti ovviamente più informatici, di cui si è parlato anche nel corso della tavola rotonda. Diciamo che quello che manca è andare verso un processo di, intanto, di standardizzazione di quelli che sono i cicli di vita dei big data, per arrivare dall'accesso ai microdati o ai dati aggregati a seconda delle situazioni, fino alla produzione di statistiche nell'ottica, appunto, che richiamavo all'inizio, di qualità e di accuratezza e di riservatezza. Diciamo che analogamente a quello che è stato fatto ovviamente con le indagini tradizionali, ma poi anche in base alle esperienze fatte con l'uso dei dati amministrativi, il tema è utilizzare o sviluppare o integrare i modelli di produzione delle statistiche, primo fra tutti il famoso GSBPM, che è ormai uno standard a livello europeo per gli istituti nazionali di statistica, sviluppare dei modelli che ci consentano di spezzettare in modo modulare, diciamo così, il ciclo di vita dei big data, e di quindi avere una sorta di schema, di modello flessibile che ci consenta simultaneamente di effettuare, per esempio, analisi di sensitività, nel senso che se riusciamo a suddividere il modello di produzione dei big data e quindi delle trusted smart statistics in sottofasi, nell'ambito delle quali adottiamo un metodo, un modello, una tecnica di trattamento, di trasformazione del dato specifico, siamo anche in grado, attraverso questo modello, di sviluppare analisi di sensitività. Cosa succede all'output se noi cambiamo il modello per quella specifica fase, per quello specifico passo di trasformazione o di trattamento dei big data? È ovvio che un approccio di rappresentazione modulare di questo tipo ci consente anche di tenere sotto controllo maggiormente le diverse tipologie di errore, le nuove tipologie di errore che caratterizzano le nuove fonti, e di sviluppare le nuove metriche, misurazioni degli errori che possono influenzare l'affidabilità, il livello di incertezza, l'accuratezza associata alle Trusted Smart Statistics che noi otteniamo utilizzando le nuove fonti digitali. Sappiamo tutti che si tratta di tipologie di errori di natura sia campionari che non campionari, il dottor Tattaglia ne ha ricordate alcune attraverso i suoi schemi in modo esplicito o in modo implicito. Sappiamo che generalmente abbiamo degli errori di tipo, diciamo così, campionario, nel senso che dal momento che questi dati tipicamente, tranne che nel caso delle smart surveys che sono state richiamate dal dottor Tartaglia, questi dati non sono progettati secondo degli schemi tradizionali di tipo probabilistico, generalmente i risultati che si ottengono sono affetti da problemi di selettività, non rappresentatività, non copertura, che vanno misurati e opportunamente trattati, e per trattarli è necessario sviluppare le metodologie opportune che consentano, non dico di eliminarli, ma almeno di ridurne gli effetti distorsivi e a livello di imprecisione, diciamo così, sulle stime finali. Ma poi abbiamo una serie di altre tipologie di errore di natura, diciamo così, non campionaria, diciamo
per sintetizzare, chiamiamoli errori di misurazione, che possono derivare da molte cause, ma che generalmente hanno a che fare con la difficoltà di estrarre dai big data, da queste nuove fonti digitali, delle informazioni, dei contenuti informativi che effettivamente rispettino in qualche modo delle definizioni, quelle definizioni che noi usiamo come produttori di statistiche ufficiali per diffondere informazioni. E questo è un problema molto rilevante, e qui di nuovo mi riaggancio a quello che diceva il dottor Tartaglia, di coerenza, perché nel momento in cui noi andiamo a integrare o a complementare la nostra produzione di statistica ufficiale con informazioni derivate da nuove fonti, dobbiamo comunque avere in mente questo tema della coerenza di queste nuove statistiche con quello che noi già produciamo come istituto. E questo è un altro grosso filone di investimento per noi della metodologia e per noi come istituto. Non mi soffermo sugli aspetti di privacy, perché sono stati ampiamente ben discussi questa mattina, ma questo è un altro elemento importante, Davide, anche nell'ottica che tu dicevi di passare da una statistica sperimentale a una statistica ufficiale. Le nostre statistiche ufficiali devono avere la caratteristica di essere rilevanti, di avere dei contenuti informativi rilevanti e possibilmente nuovi o aggiuntivi rispetto a quello che già noi produciamo, oltre ad essere più dettagliati, più tempestivi, eccetera. E spesso a volte può accadere che il rispetto dei vincoli di privacy, e qui parliamo di non solo di privacy in input, ma anche di privacy in tutto il ciclo di trattamento e trasformazione dei dati e in output, potrebbe essere che eccessivi vincoli in termini di privacy vadano a intaccare la rilevanza di quello che poi noi produciamo, perché appunto potrebbe diminuire il contributo informativo aggiuntivo rispetto ai processi di indagine tradizionali e correnti. E quindi questo è un altro elemento di cui dobbiamo tenere conto nel momento in cui ci poniamo il problema di passare da una statistica sperimentale a una statistica ufficiale. L'ultimo aspetto che volevo richiamare è questo dell'integrazione, delle implicazioni che l'integrazione delle nuove fonti dei dati ha nell'ambito della necessità di revisione dell'impianto metodologico dei processi di produzione corrente dell'istituto. Qui gli approcci possono essere due. Uno è stato richiamato dal dottor Tartaglia: invece di integrare ex post dati di fonte tradizionale o di fonte amministrativa con dati smart, progettiamo a priori delle indagini, le smart surveys, in cui integriamo già in fase di raccolta dati la rilevazione mediante diverse tecniche, diciamo così. Qui ci sono dei vantaggi, ci sono degli svantaggi che qui ovviamente non possiamo approfondire, ma naturalmente questo è un altro filone di ricerca su cui come Istat stiamo investendo anche a livello internazionale. È stato richiamato l'ESNET nell'intervento di Mauro Bruno, in cui svolgiamo un ruolo importante in termini anche di ricerca metodologica proprio. E concludo semplicemente richiamando, per quanto riguarda le metodologie dell'Istat, ma per quanto riguarda tutta l'Istat, secondo me, spero di interpretare correttamente il pensiero dei colleghi dell'Istat, l'importanza di proseguire nelle collaborazioni di ricerca e sviluppo, non solo a livello internazionale, ma soprattutto a livello nazionale, con il mondo accademico che porta avanti studi di frontiera e garantisce in ogni caso lo sviluppo di metodologie rigorose e robuste che possono essere condivise, analizzate insieme, studiate insieme ai fini della produzione di statistica ufficiale, e con i provider privati che appunto non sono soltanto provider di dati, ma sono profondi conoscitori delle informazioni che ci mettono a disposizione e che quindi ci possono aiutare nella trasformazione di questa informazione in informazione statistica, quella che ci interessa come produttori di statistiche ufficiali, ma soprattutto sono collaboratori fondamentali nello sviluppo nel test anche di modelli e algoritmi di data science per accedere e trattare i dati. Quindi
con questo messaggio di ottimismo in prospettiva chiudo e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Orietta, no, questo è esattamente il terreno su cui ci muoviamo, cioè quello di considerare queste nuove fonti come dei beni comuni condivisi da comunità di produzione di statistica ufficiale, comunità scientifica, la comunità dei produttori e dei detentori dei big data. Ci resta una decina di minuti, poco meno, per concludere questa tavola rotonda che ho trovato veramente ricca di spunti, e lo facciamo con Ioanna Bisson, un sociologo, un professore, appunto citavo poco fa la comunità scientifica come nostro riferimento, e io chiedo al sociologo intanto che riflessioni ha da trarre da questo scambio di testimonianze e di vedute. E in particolare vorrei provare a proporre questo tema, professore. Questa frontiera di cui abbiamo parlato, che appunto vede incrociarsi la statistica ufficiale con la messa a disposizione di enormi database open utilizzabili per analizzare, misurare fenomeni che forse non erano immaginabili da misurare con le tecniche tradizionali. Ecco, questa frontiera come possiamo leggerla dal punto di vista anche della cultura del dato che c'è in un paese come il nostro? Una cultura del dato statistico da una parte o del dato in generale? Prima il dottor Tartaglia ha fatto vedere una copertina di Economist. Io per caso ho l'Economist di settimana scorsa sulla scrivania, non so se si vede, e pone questa questione qui. Ecco, questa è l'ulteriore questione che mette in campo il giornale inglese e che tiene dentro tante riflessioni di quelle che abbiamo sentito e che riguardano appunto l'utilizzo di questa nuova esperienza di ecosistema in cui siamo immersi e in cui dovremmo riuscire a muoverci in maniera consapevole. Come la vede il sociologo? Prego, professore. Tanto grazie mille per l'invito, decisamente gradito. E come la vede il sociologo? Io direi come la vede il computational social scientist, visto che mi occupo di applicazioni e con Istat, diciamo, una lunga frequentazione con i vostri dati, visto che la cosa è così. Diciamo che c'è un primo elemento che è quello che faceva riferimento lei, che è il discorso della cultura del dato. Cultura del dato vuol dire due cose. Uno è legato al fatto del come questo, che valore ha il dato, e dall'altra è che utilizzo ne viene fatto del dato stesso. Sfortunatamente quello che noi abbiamo è che spesso la grande produzione dei dati poi di fatto non venga utilizzata a nessuno, escluso il dottor Tartaglia, che mi ha affascinato per la capacità e l'utilizzo e l'integrazione delle cose. Spesso i dati servono solo esclusivamente per dire: vedete, il dato è questo, poi faccio qualcos'altro. Ma quello che vorrei parlare e portarvi, inizierei da una frase che ho recuperato l'altro giorno per caso, che dice così: di più avrei potuto fare, specialmente in ambito nel campo statistico, se non ci fosse nel nostro paese e nei privati e negli enti morali una tal quale ritrosia confidare al dominio del pubblico dati, fatti e notizie. Chi è questo? Questa è un'introduzione a un libro che si chiama Il Trentino, scritto nel 1898 da Cesare Battisti. Come capite, sembra scritto oggi, nel senso che i problemi ce li troviamo esattamente nello stesso modo. In particolare, quello che abbiamo e che si sta prefigurando nella cosa è che i rischi che noi stiamo associando ai dati rischiano di fatto di ridurne potenzialmente i loro benefici. Qua abbiamo due cose. Uno è la chiusura, ossia prima Google diceva: abbiamo di fatto, o cominciamo ad avere, una serie di database che sono a disposizione della ricerca, che sono a disposizione delle persone. E questo è vero, è fondamentale. Il problema è che in questo momento si sta assistendo di fatto, per i tagli o per altri motivi,
a una scomparsa di questi. Ieri l'altro in New York Times è apparso un articolo in cui il team della Johns Hopkins, Hopkins University, quello che ha curato la raccolta dei dati sui COVID, che faceva vedere le visualizzazioni, ha chiuso. Ma non ha chiuso perché erano stanchi, perché non avevano soldi, ha chiuso perché i paesi hanno smesso di raccogliere dati. Dall'altra parte, quello che abbiamo è che altri team, per effetto dei tagli, vengono di fatto chiusi e sono i team di fatto che producono i dati. L'ultima, Mauro prima faceva vedere Twitter, sta girando una mail in questi giorni da parte di alcuni team di Facebook esattamente nello stesso tono, ovvero sia scaricatevi i dati perché probabilmente ci chiudono e quindi non ci saranno più a disposizione quei dati. Quindi di fatto il problema diventa quello che i dati ci sono, ma il rischio è che vengano sempre di più chiusi in chi i dati li possiede. Ora il problema è che questo tipo di effetto spesso passa come l'elemento legato a garantire la privacy delle persone. Ed è vero, ed è importante. Cambridge Analytics credo abbia creato il più grande danno in assoluto per quanto riguarda la produzione dei dati. Però, dall'altra parte, nulla e nessuno sta invece ragionando sui benefici che provengono dai dati e dal loro utilizzo. In questo caso si dà più peso al giurista che a un etico che non sia un etico ideologico, perché poi il problema è che spesso le due cose vanno avanti in pari modo. Quindi il problema è quello di cominciare a pensare, per esempio, c'era un articolo che è apparso un paio di giorni fa di Wallerstein Stamm, in cui loro propongono un decalogo. E uno dei loro punti è quello di dire di passare dal consenso individuale alla licenza sociale, ovvero sia l'idea che i dati in quanto tali diventino e siano gestiti come le risorse ambientali, quindi con caratteristiche e modi che in qualche modo ovviamente vincolati, ma vincolati in modo diverso sulla cosa. E questo ovviamente fa sì che cominciamo a introdurre altri elementi che riguardano per esempio la collaborazione. La collaborazione legata al fatto che per ora c'è un'idea di, potremmo dire, di somma zero. Io ti do i dati, tu mi dai i servizi, Google, Facebook, eccetera, eccetera. Il problema è che in questa cosa qua continuiamo a ragionare in termini di una proprietà, idea di proprietà che è la vecchia idea di proprietà, non è assolutamente quella che invece potrebbe servire in questo nuovo mondo, dove di fatto capire che i benefici di una condivisione dei dati può essere molto più utile e fondamentale per ovviamente fini sociali, non per fini di business, tanto per capirsi, di quanto non lo sia adesso. Quindi il problema di fondo è quello di cominciare a pensare, per esempio, a un modo diverso, nuovo, di come si gestiscono i dati e sulla loro gestione e proprietà. Ultimo, chiudo il mio intervento, così vi recupero anche qualche minuto sulla cosa. Ricordiamoci che i dati non sono solamente ossia, un modo per conoscere, ma è anche un modo per far sì che si riesca a verificare quello che sta succedendo. Tanto per farvi l'ultimo esempio, come sapete nel 2018 uscì un grande caso che era quello di Amazon e dei suoi algoritmi di selezione che di fatto selezionavano in base al genere, quindi la cosa. Ora, il problema di fondo è che spesso si ragiona molto sugli algoritmi e quanto sono cattivi gli algoritmi. Poco si ragiona sul fatto invece che questi algoritmi, per funzionare, hanno bisogno di dati. Se questi dati non sono di qualità, gli algoritmi non saranno di qualità.
Quindi il problema di fondo è che avere a disposizione dati, avere a disposizione e quindi gestire i dati, come dicevo prima, come una risorsa, quasi come una risorsa come l'ambiente, non ci permette neppure di far sì che queste stesse procedure, questi stessi processi vengano poi controllati da chi fa ricerca e di chi deve utilizzare queste cose. Grazie, scusate. È mutato. Eccoci qua. La ringrazio di nuovo e diceva esattamente quello che dicevamo prima, cioè la riflessione su i dati come bene comune a questo punto da condividere, da utilizzare insieme. Interessante anche la riflessione su privacy da una parte e proprietà privata dall'altra e condivisione. Io lascio per le conclusioni la parola a Linda Laura Sabadini, che è il capo del Dipartimento per lo sviluppo, i metodi e le tecnologie per la produzione e la diffusione dell'informazione statistica, e di nuovo intanto ringrazio tutti coloro che hanno seguito fin qui questo interessante webinar. In questo momento sono 312 persone, vedo, se non vado errato, in collegamento, quindi è una platea interessante. Linda, a te. Grazie Davide e grazie veramente a tutti, perché la discussione che c'è stata stamattina è stata veramente stimolante e sicuramente di spinta nei nostri confronti per riuscire a dotarci di una strategia adeguata per il futuro. Io parto dall'ultimo intervento che mi ha molto stimolato, perché è molto vero quello che è stato detto nel momento in cui si sottolinea che i rischi stiamo correndo è che i dati ci sono, ma nello stesso tempo chiudono in qualche modo, c'è il rischio perlomeno di chiusura da un lato in chi questi dati li possiede, e dall'altro il rischio di chiusura proprio di intere equipe che lavorano su questo fronte. E volevo segnalare una questione che tra l'altro riguarda direttamente anche la statistica ufficiale, perché questo è un problema serissimo di mancanza di cultura nella politica e di cultura istituzionale, lo dico molto chiaramente, perché è un problema generale che si sta soffrendo, che è iniziato da vari anni, quello di un investimento non adeguato in risorse perché possano essere colte queste sfide. Che cosa succede? Che noi siamo in una fase in cui abbiamo bisogno di investimenti aggiuntivi, perché investire sulle questioni dei big data da un punto di vista proprio anche di risorse umane, specializzate, eccetera, non può significare, come giustamente è stato detto dalle Ferrovie dello Stato, molto bene da Tartaglia, non può significare sostituire metodi con metodi, sostituire questi ad altri data, perché così come lui sostiene che i big data non gli possono essere sufficienti per poter approfondire l'analisi dei fenomeni della mobilità, perché hanno il grande, diciamo così, pregio di cogliere, no, nel dettaglio anche territoriale, con continuità, con grande tempestività, l'aspetto quantitativo, non possono entrare nel profondo di tutto l'aspetto qualitativo. Questo è altrettanto vero, questo è vero nella mobilità, ma è vero a maggior ragione su tutti i fenomeni sociali, su tutti i fenomeni economici. Allora, il problema qual è? È che gli istituti nazionali di statistica, quindi per tornare a quello che diceva Bison benissimo,
per gli altri, io ve lo rapporto anche sugli istituti di statistica. Noi oggi stiamo facendo uno sforzo enorme a risorse ancora decrescenti nel poter cogliere questa sfida, non abbandonando le sfide precedenti, anzi cercando di trasformare quelle che erano le indagini tradizionali in indagini più smart, perché siamo coscienti che l'utilizzo dei big data dovrà essere un utilizzo giustamente integrato con le fonti precedenti e con i metodi precedenti che ci portiamo avanti. Altrimenti questa assunzione di big data porterebbe a una perdita secca di informazione statistica. Però il problema è che il nostro è un paese ancora in cui si investe poco nell'innovazione, si investe poco nella ricerca e si investe poco anche nella statistica ufficiale, e questo porta a dei danni che sono danni poi irreparabili per il futuro. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché è una chiave fondamentale. Noi abbiamo bisogno di costruire veramente nuove figure. Il percorso che c'è stato fino adesso è stato proprio quello di cercare di configurare, no, questa nuova area, ma vi assicuro che è molto complesso portarlo avanti in una situazione in cui comunque abbiamo bisogno anche di rinnovare gli stessi vecchi e tradizionali metodi, facendoli diventare più smart, ma assolutamente non sostituendoli. Quindi questo è un elemento che dobbiamo sempre ricordarci, perché alla fine ci deve crescere questa coscienza. Secondo elemento, sempre dell'intervento di Bison, che è giusto, è che è vero che molto spesso i dati non vengono utilizzati, è molto vero, cioè si è sempre alla ricerca di un numero, di quel numero che ti può far capire tutto, ma le nostre società sono sempre più complesse e un numero non può sintetizzare la complessità di quello che sta succedendo. Quindi noi non abbiamo bisogno dei pochi numeri, noi abbiamo bisogno della capacità di individuare quell'insieme di indicatori, di statistiche, eccetera, che veramente diano il senso di quello che succede nel mondo, di quello che succede nella società, nel paese, a seconda dei temi che stiamo sviluppando, e con una forte, accentuazione degli aspetti che riguardano il sommerso di tutti i fenomeni e che magari non riusciamo a raggiungere neanche con i big data, perché difficile poter dire come faremo a misurare la violenza contro le donne, per fare un esempio che è stato molto complesso anche a livello internazionale, riuscire ad arrivare a misurarla quando appunto non si denuncia il fenomeno tramite i big data. Sarà molto difficile riuscire a capire come tu potrai fare. Hai bisogno di chiederlo, hai bisogno di parlare con le donne, hai bisogno di trovare, puoi trovare delle tecniche più smart per raggiungerle. Questo assolutamente sì, ma non puoi sostituire quel metodo attraverso, diciamo così, le survey. Quindi queste ultime riflessioni che ci sono, stavano proprio bene, voglio dire, alla fine di questa discussione. Allora io volevo anche segnalare anche altri aspetti. Primo, per noi come statistica ufficiale, ovviamente questa è una nuova frontiera, è una nuova frontiera che vogliamo, voglio dire, rispetto alla quale abbiamo lanciato una sfida importantissima, sia nazionale che internazionale, e che ci mette nell'ottica di
affrontare le questioni come sfide su vari piani. Allora, in primo luogo abbiamo una sfida di qualità. Secondo me qui l'intervento che ha fatto Orietta Luzzi ha molto centrato le cose, perché qualità per la statistica ufficiale ovviamente è al primo posto, è uno dei punti cruciali. Le nostre statistiche devono essere assolutamente affidabili, perché devono essere la base per le politiche, quindi non possono che essere statistiche sulla qualità. E qui già abbiamo sperimentato qualcosa, no? Non tanto sui big data, quanto sia complesso rivedere il concetto di qualità alla luce, per esempio, dell'integrazione di dati di fonte amministrativa con dati di survey o con dati censuari, eccetera. Che cosa succede? Che è evidente che la qualità di un registro non può essere uguale alla somma delle qualità delle fonti che servono per arrivare all'integrazione di quel registro. Devi inventarti un nuovo sistema di controllo della qualità e di misurazione della qualità di quel registro. La stessa cosa succederà per i big data, e a seconda della tipologia di big data con cui avremo, diciamo così, a che fare, noi avremo bisogno di trovare degli strumenti di misurazione della qualità che sono necessariamente diversi, e dovremo cercare di farlo a seconda delle diverse tipologie. Ma questa è una sfida grande, non è una sfida che possiamo, diciamo così, affrontare, diciamo così, banalmente. La seconda cosa importante è che noi sappiamo che i dati di big data, come si sottolineava, non sono, diciamo, noi non sono. Quando noi estraiamo un campione di Twitter, noi sappiamo che quello non è un campione che può essere rappresentativo della popolazione. E ancora adesso abbiamo inserito una serie di quesiti all'interno delle indagini campionarie proprio per avere il senso di chi è l'utente Twitter, quindi che tipo di distorsione noi possiamo avere. E chiaramente però questo implicherà la possibilità, sulla base del, anche perché non solo l'abbiamo inserito nella multiscopo, questo ci permetterà di capire l'utente di Twitter non solo chi è, sesso, età, stato civile, ma che stili di vita ha, cioè se come si muove per andare al lavoro, la soddisfazione per la vita, tutti gli aspetti della qualità della vita, perché l'abbiamo inserito proprio in un'indagine che ci possa in qualche modo far profilare al massimo, e quindi possa essere di aiuto anche per voi in qualche modo, no? Nel momento in cui sapete che volete utilizzare i dati di Twitter proprio per capire questo, così come da un punto di vista delle linee telefoniche, ugualmente noi all'interno delle indagini multiscopo rileviamo se la persona utilizza solo il cellulare o se utilizza anche il telefono fisso, ormai sempre di meno, e così via, però di quelle persone sappiamo tutto il loro stile di vita, il modo, il loro comportamento complessivo. Questo può dare degli elementi utilissimi, cioè il frequentatore abituale del treno che lo piglia tutti i giorni e che viene rilevato, come giustamente si diceva prima, all'interno dell'indagine aspetti della vita quotidiana, noi sappiamo che cosa fa complessivamente, quanto fruisce di cultura, quanto è soddisfatto della vita, quanto, cioè tutto questo può essere utile non solo per noi, ma è utile per voi, no? Per poter essere usato anche tramite modelli nell'utilizzo proprio dei big data.
E questo problema della distorsione del rischio di bias delle TSS è un altro degli aspetti fondamentali di investimento metodologico che noi dovremo assolutamente affrontare, in particolare proprio quello indotto dalla selettività, non rappresentatività delle fonti e da errori di misurazione e o di classificazione. Questo è un punto fondamentale, quindi investimento metodologico, sviluppo di metodi anche per l'input privacy, se ne è parlato bene negli interventi che ci sono stati, proprio per facilitare l'accesso alle nuove fonti e tutelare il cittadino, sviluppo di metodi per la valutazione della qualità, come dicevo prima, investimenti tecnologici di ICT in termini proprio di consolidamento degli investimenti in infrastrutture realizzati e di ulteriore sviluppo, quindi aggiornamento delle piattaforme IT a supporto delle nuove fonti e dei metodi e strumenti per il trattamento dei big data, e allineamento delle infrastrutture con le piattaforme IT a livello proprio del sistema statistico europeo, perché su questo si sta investendo in modo particolare. Nelle prospettive di sviluppo, chiaramente accanto alla sfida della qualità, alla sfida dell'ICT e alla sfida della condivisione, no? Non a caso abbiamo voluto fare questo scambio, proprio che secondo me è un elemento di arricchimento reciproco molto importante, dovremmo fare con una certa continuità e con una certa diciamo così sistematicità. C'è anche una sfida culturale, no? Se vogliamo, una sfida culturale molto importante, perché l'approccio di attraverso i big data non è affatto, noi stessi abbiamo la necessità di farlo vivere con molto più profondità all'interno di un istituto ampio come il nostro. Abbiamo bisogno di specializzazione da un lato, quindi e si stanno configurando figure di data scientist, eccetera, che stanno studiando con forza ormai, come si è detto, da tempo, ma anche giovani che si stanno inserendo ora, ma abbiamo bisogno anche di un know-how diffuso, di una sensibilità diffusa, perché una delle chiavi vincenti della sfida dei big data è quella della interdisciplinarietà, e quindi la capacità che poi le diverse, diciamo così, anime in ambito, per esempio, statistica ufficiale, che siano tutte contaminate e si contaminino a vicenda in questo senso, cioè se noi utilizziamo i big data per analizzare certi fenomeni, abbiamo bisogno della persona responsabile e competente in quei fenomeni, ma abbiamo bisogno pure che quella persona competente di quei fenomeni abbia la capacità e la sensibilità di utilizzarli, di saperli utilizzare, quegli strumenti, anche se non come il data scientist o l'esperto di intelligenza artificiale, che ovviamente è specializzato in quest'altra cosa. Quindi l'approccio multidisciplinare significa una competenza diffusa che si sviluppa all'interno dell'istituto. Ultima cosa, e con questo concludo, è il fatto che la ricerca ovviamente non ha confini. Quindi quello che penso è che oggi è stato un bellissimo incontro. Dobbiamo dare, come dire, continuità a questo tipo di scambio, ma dobbiamo interagire sempre di più in modo, come dire, sistematico.
sia a livello universitario sia con tutti voi, e quindi buon lavoro a tutti e buon proseguimento nelle nostre sfide che per tutti noi sono assai importanti proprio per capire sempre di più dove va il nostro paese e contribuire sempre di più a produrre dati che siano tempestivi, di qualità, dettagliati sul territorio, continui, ma approfonditi anche nelle motivazioni che animano i comportamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti e allora arrivederci e grazie a chi ha seguito fin qui questa interessante discussione, questo paio d'ore con Istat e con i nostri ospiti. Grazie, arrivederci. Grazie Linda. Grazie anche a Monica. Arrivederci.